intellettuale, no? Queste sono altre cose che uno, dipendendo dal suo interesse, può sviluppare o meno. Però credo molto nel fatto che negli anni che ho fatto da, diciamo, da compagno di squadra, che l'intelligenza sociale sia un fattore molto importante per tale fine si lavora in gruppo, e di saper stare in un gruppo, avere quell'intelligenza è fondamentale, che poi dopo credo che bene o male, chi di più chi di meno, in campo se si intende con il pallone che gira, c'è un allenatore che dà la guida, quindi in questo senso uno può sviluppare la sua intelligenza tattica secondo le richieste dell'allenatore, però se uno non sa stare nel gruppo diventa veramente dura. Credo che parte della mia carriera, gran parte della mia carriera è stata anche di dedicarmi proprio intensamente su proprio quel sviluppo, di stare nel gruppo, di far sì che il gruppo sia sempre unita dentro e fuori del campo, aiutando, facendo la mia parte. Però è stato veramente un bellissimo percorso, devo dire che qui ho un compagno, ex compagno, un amico che abbiamo condiviso 10 anni assieme, che va molto oltre all'intelligenza calcistica, un allenatore che mi ha portato all'Inter all'epoca dandomi fiducia, facendomi crescere in campo e fuori dal campo. Queste sono per me le cose che rimangono. È bello essere anche la loro presenza. Una reunion, proprio davvero un incontro tra grandi professionisti che hanno